www.redigio.it e la storia continua. Uomini e fornaci. I brutti orvietani. L'interesse del mercato antiquario nei confronti della ceramica orvietana di epoca medievale sembra essere stato avviato già agli inizi del Novecento in modo bizzarro da un antiquario abruzzese, un tale Fuschini, il quale, alla morte del canonico Girolamo Saracinelli, discendente da una nobile antica famiglia orvietana, ne acquistò la collezione di carte e disegni. Tra queste carte, un prete francese avrebbe comperato per la discreta somma un solo documento, a condizione che ne rivelasse a Fuschini, il quale non si intendeva né di paleografia né di diplomatica, il contenuto. Si sarebbe trattato della copia di una bolla di Bonifacio VIII, datata 1209 e mai ritrovata né in originale né sotto altra forma, con la quale si prescriveva agli orvietani di non gettare immondizie sulla strada e di scavare nelle loro case o nell'orte un buco profondo dentro il quale raccogliere resti e immondizie. Il Fuschini, fiducioso di trovare nei butti di Orvieto oggetti preziosi, cominciò a scavare e nel giro di pochi mesi riuscì a rinvenire una bella quantità di ceramiche medievali, dando inizio così a quella febbre degli scavi autorizzati e clandestini che avrebbe portato alla dispersione di un gran numero di ceramiche orvietane. Lasciandone da parte la presunta origine storica, sta di fatto che tra le innumerevoli cavità e che attraversano le viscere tufacee della rupe su cui sorge la città di Orvieto, cantine, bottini, cunicoli, pozzi e cisterne, compare con caratteri propri anche la tipologia dei butti o pozzi di scarico, appendici sotterranee annesse alle case e ai palazzi orvietani tra il XIII e il XIV secolo. Generalmente erano collegati in corrispondenza dei muri di angolo, in modo da non compromettere la stabilità dell'edificio. E questi immondezzai, a forma di fiaschi o bottiglie, avevano una profondità di 6-8 metri e un diametro variabile fra i 3 e i 4 metri. Tra i rifiuti e gli scarti stratificati furono isolate quantità consistenti di oggetti ceramici o di loro frammenti a fondo bianco e con ornamentazioni in verde e nero e coperti da una leggera invetriatura appartenente al periodo della cosiddetta maiolica arcaica e oggi conservati dopo diverse vicissitudini presso prestigiose istituzioni italiane e internazionali come il Museo del Palazzo Venezia a Roma, il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, il Fitzwilliam Museum di Cambridge, il Museo d'Arte di San Paolo del Brasile. Sono invece andate completamente perdute le ancora più numerose ceramiche da cucina o da fuoco e le ceramiche a crome, oggetti di uso domestico realizzati con argilla, spesso impura e senza decorazione, e come tali di nessun interesse per il raffinato mercato antiquario di inizio Novecento. Albarelli, piattelli e piattelletti. Da una vacchetta di conti compilata da un non meglio identificato maestro faentino,
pittore di tavole e di vasi per buona parte della seconda metà del XV secolo, sappiamo che costui era solito distinguere i suoi prodotti invetriati secondo la qualità dozzinale o gentile, la misura e la forma, l'ornato e il tipo. Il boccale utilizzato come misura di capacità serviva di base alla produzione degli altri recipienti, che però si facevano anche più scarsi del normale. Men che da mezzo, men che da quarto. E quanto alla forma, gli oggetti riproducevano spesso le sagome dei recipienti di metallo più in uso, da cui il nome di brongi o bronci, e piattelli peltrini, mentre i calcedri erano modellati a guisa dei vasi di rame per attingere acqua. L'ornato più frequentemente utilizzato era a fasce, a occhi di pavone, a corone, a volti, a crocette, a scagliette, cioè a imbricazioni, e a brevi, cioè con cartellini portati con diciture, a fogliami e con larme, ossia con il disegno di stemmi araldici, oppure nel caso di un piatto con un soggetto dipinto dentro il tondo. Le tipologie fortemente legate all'uso facevano invece sì che si parlasse di albarelli da pinoli, orce e orcette da speziali, coppe da frutta, coppe con coperchio o senza, coppette, scodelline, mezzette, mezzettine, tazzoni, bacili, rinfrescatoi, salaroli, confettieri, piatti, piattelli e piattelletti.